Amici sportivi di YouTube, ben ritrovati dal vostro Goldberg in uno speciale video che non è per lo spacchettamento, a meno che, fatemi vedere. Ah sì, qualcosa c'ho da vedere. No, c'ho solamente il messaggio di Bernat qua. How you think it now? Certo, Bernat qua, Bernard, ne capro ti chiami. Vediamo un po', no amici. Allora, praticamente ieri mi sono fatto lo spacchettamento del Battleground. Perché avevo accumulato 20.000 punti, 20.000, sì, avete capito bene, mi sono preso un bel pacchettozzo neon, ma ovviamente mi è uscita un'ennesima singola. E nel Battleground ovviamente un'altra ennesima singola, quindi niente amici, niente pro. Allora amici, questo video perché lo sto facendo? Mi chiederete voi, perché lo stai facendo? Ci chiederemo voi. Allora, perché appena finito il Road to Glory, cioè appena no, in realtà è finito ieri notte. Questo video non so quando lo caricherò, però io sto registrando di mattina praticamente. E andiamo a vedere cosa ci abbiamo arrivati a prendere, amici. Oh, eccolo qua! Abbiamo riusciti a finire l'evento e con un mazzo, devo dire, di tutto rispetto. Perché guardate qua, neon, appena neon, con 4 neon pro e 4 gotiche pro. Sì, poi 5 distruzioni. E ancora le Summer Slam 18. Ora appena si caricherà, eccolo qua. Le dive, due dive gotiche, una Summer Slam e una Neon. Incredibile, amici, con questo mazzo abbiamo finito il Road to Glory. Però non è stato tutto rose e fiori, amici, perché? Che cosa è successo? Allora, fino a qua diciamo che non ho avuto problemi. Alla fine di Orton ho cominciato a faticare e sono dovuto scendere da più 3. Da più 3, amici. Mi sono fatto a più 3 fino a 100, 110 punti di Samoa Joe, me lo ricordo perché mi ricordo che stavo a 109. Ho fatto 112 e poi da 112 di Samoa Joe ho cominciato i guai, ho passato i guai. Ho dovuto cominciare con il più 1, amici, e mi sono dovuto fare tutto Samoa Joe a più 1. Più 2 ovviamente perché ho shoppato una miriade di cinture che nemmeno un negozio di abbigliamenti si avrebbe mai comprato tutte quelle cinture. Poi vediamo un po' se si sblocca questo pisciatore, eccolo qua. Poi mi sono fatto tutto delete, delete, delete da più 1 e soprattutto tutto lui da più 1 e più 2. Amici, ma non è stato tutto rose e fiori come vi dicevo prima, perché questo weekend ho lavorato davvero tanto e non ci sono stato a casa e non ho potuto giocare ai miei livelli e purtroppo l'avete visto in alto, ero arrivato quasi a 6.000 crediti, quasi a 6.000 crediti, sto a 2.500. Ho speso veramente tanti crediti per le cinte, ma non solo per le cinte, ma anche per come diavolo si chiama, per comprare le ricariche dei match. E questa è una cosa che non avrei mai e poi mai, mai. Ragazzi, mi sta pizzicando la gola in una maniera spropositata, forse perché sto urlando. Vi dicevo, amici, questa era una cosa che non avrei mai e poi mai creduto di riuscire a fare. Io criticavo sempre chi lo faceva, chi comprava i ricarica match, ma alla fine mi sono ritrovato a farlo anche io. E anche io, incredibile, amici. E quindi niente, è finita così questo evento e ho fatto l'impresa perché vabbè, l'impresa, ho shoppato, quindi non si può parlare di impresa, però per me rimane comunque un'impresa perché fare quello che ho fatto, porca miseria, amici, è tanta roba. Noi ci vediamo al prossimo episodio, iscrivetevi, commentate, condividete, qua intanto ho shoppato anche le altre cinture perché ho visto che ci sta Eddie Guerrero Summer Slam 18 Hall of Fame, quindi io mi andrò a prendere le tre carte, andrò a fare Jeff Hardy Pro, salirò probabilmente a distruzione e andremo a fare il video tutti assieme, amici, tutti assieme. E poi ci rimangono Rey Gotico che vorrei anche Rey Mysterio perché è il migliore amico di Eddie, non, che vuoi non prenderlo. E poi Eddie Guerrero Summer Slam 18. Quindi in questo evento mi dovrei fare 5 carte, amici. Ora non sto vedendo niente. Iscrivetevi, commentate, condividete. Who is next? Noi ci vediamo al prossimo episodio.